Siamo qui con la professoressa Iacomini che viene da Roma, Roma. E è venuta a presentare il suo progetto per il convegno di Education 2.0. Ci racconta un po' il suo progetto. Sì, molto brevemente, io sono una maestra, insegno alle scuole elementari Federico Di Donato di Roma, una scuola che è collocata nel quartiere Esquilino, che è il quartiere multietnico della capitale, quindi abbiamo una grande percentuale di bambini, una significativa percentuale di bambini di cittadinanza non italiana presenti nella nostra scuola. Preferiamo chiamarli così piuttosto che migranti, perché molti di loro ormai sono nati in Italia, sebbene non siano cittadini italiani per questione appunto de iure. Semplicemente abbiamo sono venuta a raccontare, perché così mi è stato chiesto, quali sono le relazioni di rete che abbiamo per portare avanti i progetti di didattica interculturale. In modo particolare abbiamo raccontato, e parlo al plurale perché sono venuta qui con una collega, Maya Borelli, e un genitore, Maura Mezzetti, e abbiamo fatto riferimento ad un progetto intitolato Incontriamo i paesi del mondo, e che l'anno scorso era dedicato all'Africa subsahariana. Tendenzialmente ogni anno facciamo progetti e portiamo avanti questo progetto dedicando ogni anno l'attenzione ad uno dei paesi di provenienza dei nostri alunni migranti. Viviamo questo progetto come una forma di accoglienza, innanzitutto, ma non solo. Dico non solo perché per noi è sempre l'occasione, di fatto, ci risulta essere l'occasione di innescare dei circoli virtuosi nel rapporto tra ascolto e racconto. Per cui nel momento in cui il bambino migrante vede valorizzata la propria cultura da tutta la scuola, è chiaro che comincia la sua narrazione anche biografica e comincia l'ascolto significativo da parte di tutti gli altri bambini, italiani e non, ovviamente. Si tratta di un progetto che, se non fossimo in rete con il territorio, non riusciremmo sostanzialmente a portare avanti. Quali sono gli strumenti che usate? Allora, per quanto riguarda gli strumenti e le risorse, diciamo che innanzitutto noi abbiamo risorse di tipo umano. Non abbiamo finanziamenti, lavoriamo, come dicevo prima, in rete con associazioni territoriali, enti istituzionali presenti sul territorio e non, lavoriamo con le comunità migranti, ci riuniamo intorno a un tavolo e con modalità reticolari e non gerarchiche, per l'appunto, organizziamo dei percorsi educativi, ognuno mettendo a disposizione le proprie risorse e la propria professionalità specifica. Le metodologie che usiamo sono ovviamente uno sguardo interculturale, interdisciplinare, sui contenuti, perché è chiaro che anche di contenuti si fanno, certo, contenuti a scuola, ovviamente, e questo sguardo interculturale lo intendiamo come possibilità di fare entrare dentro la cultura altra i nostri alunni, in modo tale che riescano a dislocarsi, proprio a raggiungere una dislocazione del punto di vista. Altro approccio per noi fondamentale è quello di raggiungere, attraversare la cultura altra attraverso i linguaggi non verbali e soprattutto attraverso i linguaggi non verbali, oltre a quelli verbali, grandi letture, grandi ricerche su internet, ovviamente grandi racconti dei mediatori, che appunto ci permettono di, attraverso il racconto della propria vita, di entrare ancora una volta. Quindi, come hanno reagito a questo tipo di approccio, sia dal punto di vista emotivo che anche dal punto di vista del raggiungimento dell'obiettivo didattico? Ma i bambini reagiscono positivamente perché, per esempio, nell'uso dei linguaggi non verbali utilizziamo moltissimo il corpo, quindi abbiamo fatto percorsi di danza, utilizziamo il teatro, utilizziamo l'arte nel senso più ampio, dalla manipolazione alla pittura e quant'altro, a tutte alle varie tecniche. E, loro raggiungono nell'obiettivo, a nostro avviso, nella misura in cui ci rendiamo conto che aumentano le loro capacità di ascolto e le loro capacità narrative. Ecco, su questo misuriamo l'efficacia. A valutare sì. L'efficacia del metodo. Sì, indubbiamente, più che sul contenuto in sé, certo, che ovviamente può essere variabile, certo, può essere non totalmente acquisito, ma sta di fatto che sono particolarmente sensibili a questo. Appunto. Quindi diciamo una competenza più legata, non tanto legata al curriculum, ma... Sì. Comunicativo relazionale. E quindi questo è un modello replicabile, nel senso che dipende dall'approccio.
Sì, dipende fondamentalmente dall'approccio, dopodiché nei metodi, nei mezzi, nelle reti, ognuno fa il suo, nel senso Certo. che dipende da che contesto hai, che risposta hai dal territorio e da che esigenze hai. Perché, e poi soprattutto questo, perché lavorare, cioè l'obiettivo si individua a partire dall'esigenza che riscontri e Certo. quindi da una lettura Quindi del attenzione alla contesto. peculiarità della situazione, in qualche modo. Assolutamente, assolutamente. E attenzione anche al singolo, proprio, Al al singolo, singolo proprio alla apprendente. specificità, cioè noi siamo comunque sempre partiti dall'analisi di contesto. L'analisi di contesto ci ha indicato, ci ha fatto scegliere gli obiettivi che abbiamo rivolto non solo verso i bambini, non solo verso le famiglie, non solo verso le comunità, ma anche verso gli insegnanti che piano piano hanno modificato la loro, anche non tutti ovviamente, insomma, gran parte degli insegnanti, il loro modo di pensare la scuola, di vivere la Certo. scuola, di immaginarsela e di costruirla. Certo. E se dovesse sintetizzare questo progetto con uno slogan, quale potrebbe Oh mio Dio, non lo so. essere? Non è lo slogan, ma non mi viene in mente Una assolutamente. parola chiave. Ascolto. Io penso che stiamo lavorando in quella scuola per creare cittadini all'interno di una comunità d'ascolto. Quindi ai cittadini che sanno ascoltare. Sì, ecco, Grazie l'abbiamo mille. trovata. Grazie a lei.